C'era una volta il Natale, quello delle luci e degli addobbi, e che doveva portare più turisti possibile. Poi è arrivato il Covid e anche se, nonostante tutto, si cerca di preservare ancora un certo spirito natalizio, il focus si è sicuramente spostato. Niente turisti, niente assembramenti, niente eventi di massa. Ora la priorità è aiutare gli esercenti a minimizzare i danni della crisi economica dovuta alla pandemia. E anche per questo, guai a spegnere le luci o a rinunciare agli addobbi. Dunque, che tipo di Natale ci aspetta? Innanzitutto, questo è un Natale da passare insieme. Le decisioni sono da affrontare ovviamente di peso perché sarà un periodo molto delicato, ma come sempre fanno accendere il suo Natale con tanti allestimenti cittadini che manterranno la fiducia nel futuro. Quindi in centro storico avremo degli allestimenti luminosi, ci sarà l'albero in piazza 20 settembre, sarà installato l'albero del Signore Seri in una location tutta da scoprire, un albero caratteristico per la città di Fano, ma soprattutto cercheremo di trasferire questa necessità quest'anno di aiutare veramente la città, di aiutare i commercianti, di aiutare i ristoranti e tutto il settore Horeca, di aiutare le attività economiche che stanno tanto soffrendo in questa crisi sanitaria che ovviamente si sta trasformando in un'importante crisi economica. Poi ovviamente quest'anno non chiederemo delle economie per gli allestimenti ai commercianti del centro storico, anzi cerchiamo di dargli più supporto possibile. Non solo attività commerciali però, anche gli operatori della cultura saranno in qualche modo protagonisti del prossimo Natale. Non mancheranno anche delle belle sorprese che in un qualche modo sveleremo al momento opportuno, non mancheranno momenti di spettacolo perché anche il mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte è in grande difficoltà, quindi abbiamo deciso in un qualche modo di fargli lavorare. Ad esempio Fano avrà il suo momento di inaugurazione, il suo momento di accensione dell'albero in un modo particolare, come è possibile realizzarlo oggi, quindi non in presenza ma in questo caso in digitale, ma un momento per far percepire insomma che dobbiamo comunque insieme lavorare verso il futuro e dobbiamo esprimere fiducia nonostante ovviamente il momento è veramente tanto delicato per tutti. Mi fa piacere, devo ringraziare il tavolo economico, le associazioni di categoria quindi, ma anche tutti i commercianti che abbiamo incontrato, perché sono veramente in questo momento delicato, sono propositivi verso il futuro, vogliono cercare di fare attività che gli possono aiutare. Ovviamente la nostra speranza è che veramente ci sia la possibilità nel periodo natalizio di una piccola apertura per incentivare i consumi, nonostante il momento veramente delicato.